Buona serata. Buonasera. Sono Claudio. Claudio, ma articolo, no, articolo 53. No, ogni tanto amico mi sbaglio. Roberto Brambilla, c'ha troppi articoli in questa Costituzione. Bisogna riformarla. Sì, due o tre. Eliminata. Il governo ha sempre ragione. Un articolo uno e allora, rischiamo di trovarci fra, diciamo, un anno con di nuovo una legge elettorale che verrà dichiarata incostituzionale, con di nuovo un Parlamento, una Camera, un Senato composte da gente che non andava eletta. Sì. Che ci possiamo fare? Io faccio di tutto per evitarlo, spero di riuscire a trovare una strada per portarlo in Corte Costituzionale prima che si voti. Qual è il problema? Che se questa strada corta è quella del conflitto di attribuzione, allora si può tirar fuori solo un argomento, che è quello della fiducia, mentre invece contro questa ce ne sono almeno 7-8 di motivi, che però bisogna fare il ricorso ordinario, trovare un giudice che sia sensibile ai valori costituzionali, la mandi in Corte Costituzionale. Certo. I tempi rischiano di essere troppo lenti in quel caso lì. Questa volta con la sentenza sull'Italicum è entrato in vigore l'Italicum, non è entrato in vigore il 23 maggio, ma era applicabile dal 1 luglio del 2016, è stato annullato nel gennaio del 2017. Non era mai successo prima di un iter così veloce di annullamento di una legge. Quindi vogliamo parlare proprio infatti di questa fiducia, di queste botte di fiducia una dietro l'altra. Le botte di fiducia è chi non ha fiducia nella propria maggioranza chiede la fiducia. Nonostante Gentiloni avesse detto che non ci avrebbe messo le mani. Sarebbe stato alla finestra. Scusi, quante promesse. Clemenceau. Le promesse dei politici impegnano solo chi li ascolta. Già stato detto tutto, non c'è mai nulla di nuovo. È possibile che in Italia dobbiamo andare avanti a botte di sentenze di giudici? Ma è possibile che siamo così infantili noi cittadini? Ma non è infantili, cioè, gli infantili sono i parlamentari. I cittadini cosa fanno? Subiscono e non possono fare altro. Beh, però a un certo punto prima o poi votano. Allora a questo punto se si ricordano o non votano, spesso perché la memoria è corta, a non votare si fa il favore di quelli che vogliono manipolare le elezioni, certo. Sì, bisogna cercare di supportare, di venire in piazza sì, e ogni volta. Ma non neanche fare la storia del voto utile. Perché questo non è previsto dalla Costituzione. Secondo noi il voto deve essere segreto, finora per il momento. Poi metteranno delle telecamere, non so. Beh, adesso se ne sono usciti con gli iPad, con i tablet. Poi deve essere libero, uguale e personale. Voto utile non è della Costituzione. Che poi il voto utile è un voto non libero, perché io voto per qualcuno, non ne sono convinto per evitare che vinca qualcun altro. Ma lei crede che i padri costituenti, facendo la Costituzione, crede che l'avrebbero poi fatta mai se avessero mai pensato che sarebbe stata distrutta in questa maniera? No, la Costituzione l'avrebbero fatta comunque, però non possono ricadere sui padri le colpe dei figli. Bisogna rovesciare quello che si diceva una volta, i figli non ricadono le colpe dei padri. Questa volta esattamente è rovesciato. Non facciamo ricadere sui padri le colpe dei figli. Se i figli poi sono troppo furbetti. Ma infatti sono furbetti. I figli sono degli impuniti, come posso dire? Impuniti e in questo caso recidivi per tre volte. Benissimo, quindi a breve, allora lei si muoverà per cercare. Sono già mosso, un ricorso l'ho già depositato ieri mattina. Domani ne viene depositato un altro. Ho trovato un giuspubblicista tedesco, Georg Jellinek, morto nel 1911, che naturalmente prima di morire, questo è ovvio, scrisse che quando a un parlamentare gli sono negate le sue prerogative, non è un attentato ai suoi diritti individuali, ma è un attentato a un organo dello Stato e come tale va trattato, perciò può sollevare il conflitto di attribuzione. Questa teoria fu lasciata abbandonata per molti anni, fu ripresa nel 1991 dal professor Nicolò Zanon, che scrisse le stesse cose rifacendosi a Jellinek.
all'inizio non fu molto considerato, adesso abbiamo deciso di ripescare il suo scritto del 1991 che queste cose le dice, sperando. Zanon è un professore, pare che faccia anche parte della Corte Costituzionale. Jelinek invece è morto, ma insomma con questo peso penso che almeno uno o due nella Corte Costituzionale che ci danno ragione li troviamo. Grazie ancora.